Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sul canale. Io sono Mario e oggi vi mostrerò come mettere a fuoco in maniera davvero molto rapida e molto precisa. Come? Semplice, con la maschera di Batinov. Dopo la sigla. La maschera di Batinov è un oggetto che viene in nostro soccorso quando si tratta di dover mettere a fuoco. La storia dell'utilizzo delle maschere per riuscire a raggiungere il fuoco ottimale attraverso i telescopi è davvero relativamente lunga. Tuttavia, il classico pattern che contraddistingue queste maschere è stato creato nel 2005 dall'astrofotografo amatoriale russo Pavel Batinov. La maschera di Batinov che posseggo io in particolare, questa qui, è chiamata Tri-Batinov ed è un modello di maschera relativamente moderno, un po' più performante rispetto alla maschera di Batinov classica, ma il funzionamento è praticamente identico. Quindi come funziona questa maschera di Batinov è davvero molto semplice. Andiamo a vedere. Basta montare la nostra maschera in corrispondenza dell'apertura del nostro tubo ottico. Ovviamente il diametro della maschera deve essere conforme al diametro che avete voi con il vostro tubo. Capite bene che mettere una maschera da 70 mm, ad esempio, su un tubo da 200 mm di diametro non sia tanto fattibile. Una volta montata quindi la nostra maschera, tutto ciò che dovremmo fare sarà puntare una stella abbastanza luminosa. Nel mio caso sto utilizzando il pianeta Giove dal momento che l'oggetto che dovete usare per poter mettere a fuoco deve essere luminoso e piccolo all'interno della vostra inquadratura. Con il setup che ho utilizzato io, in questo caso, Giove aveva entrambe queste caratteristiche, quindi per me va bene. Quindi, una volta inquadrata la nostra stella piccola e luminosa, vedremo a schermo un fenomeno come questo. Possiamo subito vedere che agendo sul focheggiatore si vengono a formare varie linee, proprio in questo modo. Ora come si fa a raggiungere il fuoco ideale? Basta continuare ad agire sul focheggiatore finché i vari raggi che vediamo a schermo non combacino tutti in questo modo. Appena tutti i raggi risulteranno centrati gli uni con gli altri, la vostra messa a fuoco sarà ottimale. Come avete potuto vedere, la maschera di Batinov vi permette di poter mettere a fuoco con il vostro telescopio in davvero pochissimo tempo, 1-2 minuti al massimo. E questa la trovo una cosa davvero ottimale. Come al solito vi lascio tutti i link all'acquisto in descrizione, anche se comunque, essendo relativamente semplice il disegno, vedete, può essere anche autocostruita. Quindi in descrizione trovate tutti i link all'acquisto, vedete che ve li ho ordinati in base al diametro, la misura è espressa in millimetri ovviamente. Io vi ringrazio enormemente se avete seguito il video fino a questo punto, spero che questi contenuti vi tornino utili. Ricordatevi di supportare questo video e tutti gli altri lasciando tantissimi pollicioni all'insù, commentando, condividendo i video, facendo il passaparola con tutti i vostri amici appassionati di astronomia e astrofotografia. Cosa importantissima ovviamente, iscrivetevi, perché è solamente attraverso le vostre iscrizioni che io posso continuare a pubblicare materiale di settimana in settimana. Venite anche a far parte del gruppo Telegram di AstroPic, dove si chatta, si messaggia, si fa amicizia e impariamo sempre cose nuove. Bene, arrivati a questo punto, non mi rimane che salutarvi, vi auguro cieli sereni e noi ci vediamo sempre qui nel prossimo video. Ciao!